Proviamo alla mamma. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Salotto del Calcio. Torniamo a parlare di Fiorentina in una settimana dove si è molto ben comportata la Fiorentina Primavera, quindi iniziamo subito con una bella notizia, ovvero la vittoria che insomma ci ha consentito di passare il turno e questo ci rende davvero felici, a differenza di quanto accaduto con la prima squadra dove purtroppo è arrivata la sconfitta con l'Atalanta, una sconfitta che se avessi dovuto scommettere sinceramente potevo un po' indovinare anche prima della partita. Quello che mi è dispiaciuto un po' vedere, poi sentiremo anche le opinioni di coloro che sono qui in studio questa sera insieme a me, mi è dispiaciuto vedere una Fiorentina che è tornata un po' a un gioco involuto, senza idee e quindi poco brillante. Allora andiamo subito a presentare gli opinionisti di stasera, partendo come sempre dal nostro giornalista sportivo Marco Mordini. Buonasera a tutti, molto felice stasera, molto felice. Lo so, il tuo pupillo, sì, come sì, sempre. Il mio pupillo. Nuovo pupillo. Il grande spalla spalluto insieme a tutti i ragazzi, almeno una gioia, una felicità, un qualcosa. Tra l'altro una partita giocata molto bene da tutta la squadra, sì. Quindi ci siamo davvero tolti una bella soddisfazione. È vero. Qui di fronte a Marco Mordini sono schierati gli altri due opinionisti che fanno parte del team di questa sera, Daniele Innocenti. Buonasera. E poi abbiamo un graditissimo ospite, Riccardo Marmugi, osservatore della Provercelli. Buonasera a tutti. Buonasera Riccardo, benvenuto. Grazie a voi. Stasera ovviamente ti chiederemo di parlare anche un po' di Fiorentina. Beh, perché mi sembra giusto. Come sai, insomma, noi facciamo sempre un'analisi approfondita di quello che è accaduto nel corso della settimana, nel corso del turno di campionato, visto che quest'anno la Fiorentina non ha altri impegni. Certo, certo, non avremo un sorriso proprio smagliante. No, ecco. No. Fortunatamente questi ragazzi ci hanno dato invece una buona spinta, una bella soddisfazione. Ho parlato proprio pochi minuti fa, prima che arrivassi, con il preparatore test dei portieri, e mi ha detto che c'è proprio un entusiasmo, bellissimo momento, felice all'interno dell'equipe primavera. E per fortuna, perché insomma è stato sì. Un periodo anche piuttosto difficile, anche per la primavera ci stiamo risollevando in questo momento, quindi ben vengano le vittorie. E oltre alla veste ovviamente di opinionista, come sempre, riveste anche il ruolo di comunicatore con i nostri telespettatori, c'è Paolo Loralamia. Buonasera Alessia, buonasera ai nostri ospiti e a tutti i telespettatori. Ricordo che per intervenire tramite SMS e WhatsApp in trasmissione al numero 342-1971-871 oppure via mail a ilsalottodelcalcio@toscanatv.it. Abbiamo anticipato qualcosa sulla primavera, però prima di passare ad occuparci del settore giovanile, come sempre, dobbiamo analizzare bene quello che è accaduto in campo contro l'Atalanta. Saltiamo. No, non saltiamo, Marco, lo so che vorresti farne a meno, ma saltiamo. Invece no, perché saltiamo di testa. Sì, sì. Invece no, perché dobbiamo convincere un po' la società, il mister, seguire le nostre indicazioni. Milano lo sta facendo, Milano piano piano sta apprendendo un po' tutti i buoni consigli che noi cerchiamo di dare, di mettere in atto qualcosa di buono per la nostra Fiorentina. E parlare della Fiorentina, io veramente tutte le settimane la solita cosa, tutte le settimane ribadiamo i soliti concetti. Siamo qui a parlare di un'altra sconfitta, la 14ª sconfitta, la 70 roba. Sì, abbiamo visto un po' di reazione, però insomma tutti abbiamo visto la partita. Io sentire dichiarazioni da parte di Pradè e del buon Beppe Iachini, e ci mette tutta l'anima possibile, sentirmi dire che potevamo anche vincere, che abbiamo giocato alla pari, insomma è un po', mi sembra, sa un po' di presa in giro. Ho visto una reazione buona, il momento che l'Atalanta ci ha concesso queste due situazioni, Vlahovic è immenso insieme a Drongoski, come viene chiamato, insomma sono due elementi che ci hanno lasciato un qualcosa di dire, ma una forse speranza. Ce la facciamo, una speranza. E qua a me l'ultima cosa che ha fatto, perché ha fatto solo quella cosa bella, il resto poi è stato niente. Ho visto Amrabat perso in mezzo al campo, poi Iachini che
che ha messo Bonaventura su Zapata non una volta ma due, tre volte su colpi di testa, giocare a zona. Castrovilli l'ho visto perso qua e là. Guarda, insomma. Marco, intanto possiamo subito vedere, visto che hai rammentato proprio la marcatura di Bonaventura su Zapata, il gol di testa appunto proprio di Zapata, che ovviamente c'era un divario abissale. Però io ho evidenziato anche le posizioni di Pezzella e Milenkovic, sì, sono i più alti della nostra difesa, quindi mi domandavo, ecco, come mai stavano ai lati. Ci è andato sempre lui, ci è andato sempre Bonaventura, che poi ragazzi, diciamo la verità, se questa partita finiva 6-2, non c'era da dire. E sul 3-2 per loro hanno sbagliato dei gol clamorosi, ma diciamo che cerchiamo di arrivare alla salvezza il prima possibile, vediamo che cosa sarà in atto ora. E io spero vivamente queste voci, io, se poi viene davvero Gattuso e potesse venire giunto lì, si prendono subito a braccia aperte, che non può rimanere un direttore sportivo che sbaglia 4 sessioni di mercato su 4. Io credo che il buon Rocco Commisso cerchi di fare una società con un progetto buono, se no un allenatore come Gattuso poi non può venire, e spero ovviamente venga uno come lui, perché perlomeno dà un input e sperare di migliorare questa rosa, perché io credo che rimarrà 4-5 di questa rosa, andrà sfoltito anche, poi l'ha anche detto, no, Commisso, che anche quelli sono fuori lui vuol proprio togliersi tutti, perché Montengaggi siamo il settimo ma siamo a 30 punti. Esatto. Abbiamo 30 punti, 35 all'Atalanta, insomma siamo veramente messi male, sembra Benevento, abbiamo lo Spezia sopra di noi, Torino a 3 punti, non si può continuare una cosa così, non è ammissibile. Allora, partiamo dal fatto che comunque tra Fiorentina e Atalanta, che ci fosse una certa distanza, una distanza abissale, insomma, lo sapevamo, perché 31 punti sono tanti. È vero che noi potevamo avere qualche punto in più perché i giocatori che abbiamo ci potevano consentire un campionato migliore, però è anche vero che in campo le due squadre che sono scese hanno proprio evidenziato le differenze e soprattutto anche la differenza di gioco, perché la Fiorentina non aveva delle trame di gioco, quasi il primo tempo quasi inesistente. Esatto, quindi mentre l'Atalanta, ecco, ha abbondato nel tirare verso la porta. Non è il caso di mettere a confronto l'Atalanta con la Fiorentina, però mi riallaccio un po' a ciò che ha detto Marco, cioè la sensazione è che la Fiorentina, i giocatori della Fiorentina siano molto in confusione, non abbiano le idee in campo di cosa devono fare, e questo è un problema grosso. Si evidenzia proprio, si evidenzia. Io oggi pomeriggio ho avuto un pochino di tempo, mi sono messo un po' a documentarmi nelle partite ultime della Fiorentina, quindi sono andato a vedere il Parma, il 3-3 col Parma, e a quei tempi c'era Prandelli ancora, poi ho rivisto i gol con l'Atalanta, e si vede benissimo che i giocatori parlano delle lingue diverse fra di loro. Non so se riesco a spiegare. Non c'è coesione fra di loro. Non c'è gruppo. Mi è venuta a mente proprio una situazione che mi raccontò Tone Atto un giorno. E il protagonista era proprio Luca Bartolini. Ve lo ricordate Luca Bartolini? Il tornante della Fiorentina. Sì, mi ricordo Bartolini. Lui su una situazione di gioco, a palla da fermo, chiamò Sorti. Esci fuori, vieni via o sali. Sì. Però da buon toscano lui disse sorti. Dico Luca, se era tutti toscani si sarebbe uscito, ma il problema è che quello è milanese e non lo sa che vuol dire sorti. Sorti di lì, La sensazione, ora io ho usato la battuta, che sì, poi sì, è successo davvero. La sensazione è che i giocatori non parlano la stessa lingua. C'è un qualcosa. Se noi andiamo a vedere il gol che ha fatto Ibrahimovic, il primo 1-0, vediamo la linea difensiva che sale e l'esterno basso che rimane e mantiene in linea, e ce ne sono tantissimi di questi errori, quindi significa che c'è molta confusione, uno fa una cosa e l'altro ne fa un'altra. Anche i ruoli stessi, esatto. Anche rimettere Cagliari. Questo non significa che non con l'Atalanta, ha uno spessore tecnico e una fisicità che insomma non è che...
Sì, non dobbiamo prendere questa, però la confusione si nota benissimo. E la confusione poi è creata anche dagli allenatori, perché si prende Mezzala Callejon non può giocare e si insiste a mettere Callejon Mezzala a un quarto d'ora alla fine. Su questo io sono d'accordo, nel senso che sicuramente Callejon non è nella sua posizione ideale, però è anche vero che Callejon è un giocatore d'esperienza. Ora, se anche l'allenatore dà delle indicazioni e vedo che non funziona, io mi aspetto da un giocatore come Callejon che un po' il ruolo se lo crei, se lo cerchi, no Daniele? Mi contraddirà. Una delle sue idee, io credo che è un po' lo specchio della Fiorentina di quest'anno. La partita che abbiamo fatto, del resto c'era bene Riccardo, si nota questa confusione, però io parto sempre dal presupposto che la confusione nasce dall'inizio dell'anno, perché non abbiamo mai avuto una Fiorentina non in confusione, quindi c'è stato un mercato sbagliato, come si dice, una riparazione sbagliata, allenatori che vanno e vengono, sempre il solito allenatore, come si dice, quindi pazzesco. I giocatori molto probabilmente sono un po' scompensati da questo. Chi gioca lo sa benissimo. E quindi le idee non chiare ci sono. Però io volevo ripartire un po' dall'Atalanta, no? È chiaro, quando si dice l'Atalanta è l'Atalanta. Se gioca l'Atalanta, si gioca il Real Madrid. Per noi diventa quasi insostenibile pensare di vincere con l'Atalanta in questo momento. Però non possiamo neanche fare come primo tempo, perché altrimenti tutte le volte ci chiudiamo dietro. Atalanta che ti viene a prendere alta, tutte le squadre che giocano alte lo devi riprendere in verticale, le devi giocare in profondità. Se però mi giochi da profondità e sei a 35 metri dall'unica punta che hai e mezzo, è chiaro che prima o poi prendi go, come si diceva, quindi sì, vado ad attaccare quando loro hanno il possesso palla, ma non è sufficiente, devo fare la partita perfetta. Quindi abbiamo regalato, forse non abbiamo capacità, ma non credo, perché comunque sono giocatori come gli altri. E quindi ecco, questa confusione sicuramente ci mette sempre nelle difficoltà. Però è anche vero che, cavolo, tre volte. Allora, spieghiamoci però come mai il secondo tempo abbiamo giocato queste palle in profondità, guarda il secondo gol di Kouamé. Sì, sì. Una palla in profondità, due contro due. Possono sbagliare anche loro, mica sono dei marziani. Insomma, è marziano. Quindi se noi lo facciamo per tutta la partita, molto probabilmente sarebbe cambiato qualcosa, o no, avremmo perso lo stesso. Sì, sì, sì. Però molto probabilmente avremmo fatto diversamente. Quindi secondo me non è un fatto perché noi abbiamo gli uomini peggio degli altri, è perché proprio non abbiamo la testa. Perché sono in confusione. Lavoriamo, ma questo io parto dal presidente, arrivare all'allenatore, arrivare appunto ai giocatori. E Riccardo ha espresso proprio completamente. Ma è molto grave, Daniele, questo. È gravissimo. Le necessità virtù va fatta, ma se negli anni 70-80 la Fiorentina era un fortino Firenze, anche avevamo l'eccellenza, era Giancarlo Antognoni. Il resto sì, erano buonissimi calciatori, però abbiamo giocato con Bertarelli, con Galdiolo, insomma, a quel punto lì un allenatore sa che cosa ha in mano e li mette nel proprio ruolo. Vedere i nostri girare per il campo senza meta, poi un Castroviglio sì non si è mai visto. Allora, una parte non può costare quella cifra. C'è un certo nervosismo, perché comunque Callejon io l'ho visto anche molto molto falloso tra l'altro con dei falli strani. Io infatti ti rispondo sulla domanda che mi hai dato. Ora, se noi mettiamo Callejon 10 minuti contro l'Atalanta, nella condizione, secondo me, di giocatori che ha accanto, che insomma in quel momento lì non erano neanche adeguati ai ruoli, è chiaro che non puoi sperare che Callejon ti faccia la differenza. No, assolutamente. Lo devi mettere in una struttura, insomma, in un'ottima struttura come era Napoli. Allora diventa un ottimo giocatore. E il presidente non può in queste condizioni il primo giorno e cominciare subito a dire c'è troppi critici. È un contentino, allora, diciamo così. Ti metto per accontentarti. Vi fermo un attimo perché subito dopo la pubblicità riprendiamo questo discorso, anche appunto con i commenti di fine partita, che mi hanno suscitato un po' di curiosità, perché forse non ho ben capito io cosa volevano dire Pradè e Iachini. Ma ne parliamo subito dopo il break pubblicitario, a tra poco. Mille impegni,
sempre di corsa. Non ce la facevo più. Poi ho provato Sustenium Bioritmo 3. La sua formulazione completa di vitamine, sali minerali e antiossidanti offre più di 70 benefici per il benessere sia fisico che mentale. Rafforza muscoli, ossa, funzione cardiaca, sistema immunitario, mantiene la mente sempre attiva ed è ideale anche per la bellezza di pelle, unghie e capelli. A rilascio graduale durante tutta la giornata. Sustenium Bioritmo 3. Dai ritmo al tuo benessere. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Oggi siamo noi. Raccontiamo la storia del nostro eroe. Oggi parte da un amore, dal credere in qualcosa in grado di unire tante realtà. Un marchio d'abbigliamento, una scelta coraggiosa, basata su principi e un grande sogno. Oggi per noi ha un significato molto importante e la nostra volontà è di poterla condividere con voi. Tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Bene, allora, come promesso, ripartiamo proprio da dove ci eravamo lasciati, cioè dai commenti, diciamo, dell'interno, dallo staff della Fiorentina. Io me li sono appuntati perché volevo essere sicura di non sbagliare. Allora, tra le frasi più curiose c'è stato: grande rammarico, sfortunati negli episodi. Oppure abbiamo giocato alla pari con l'Atalanta. Certo. Poi anche potevamo anche vincere. Quindi ora io non so che partita sinceramente abbiano visto Iachini e Pradè, perché effettivamente non credo si possa essere concordi con nessuna di queste frasi. Ci può essere stato qualche incertezza, qualche erroruccio arbitrale, ma credo che il risultato non sarebbe cambiato molto, Riccardo. Ma insomma, forse si riferiscano al fatto che la valutazione, ad esempio, sul calcio di rigore, che d'altronde il regolamento te lo dà. Lo possiamo anche vedere, guarda Riccardo. E dispiace poi, dopo una gara che avevi recuperato e rimesso sui binari, perdere per colpa di un calcio di rigore. Ragazzi, si parla di un paio di metri, un metro sì, e mezzo. Un metro e mezzo. Ma buono. Ci sarà, ma è talmente rapida la situazione, quindi è un ribattere la palla. Sì.
dove cosa deve fare il difensore lì, se lo deve tagliare, però il regolamento parla chiaro. Regolamento è questo. Quindi forse loro, spinti da questa amarezza di essere, di aver perso la partita per colpa di un calcio di rigore del genere, allora arriva un'affermazione del potevamo anche, se no credo siano affermazioni piuttosto pesanti. Affermazioni. Uscendo un attimo per veramente per pochissimo dalla partita in sé, quella tra Atalanta e Fiorentina, quell'episodio del rigore giustamente sottolineava Riccardo, in quei contesti forse sarebbe opportuno modificarlo però il regolamento, perché oggettivamente cosa poteva fare, non si poteva tagliare un braccio, dovresti, non si poteva... Sì, è logico, dovresti modificarlo, addirittura se vi ricordate abbiamo preso un rigore per il dito, l'unghia quando c'era Spalletti, l'amico Luciano con l'Inter, perdemmo 2-1 se non mi sbaglio, esatto. Una cosa del genere, lì proprio, si vide proprio, gli toccò, gli sfiorò l'unghia del dito. Alla fine dovremmo... si è deciso il risultato con quel rigore. Certo, secondo me va vista un po', va valutato un attimino la posizione del giocatore e dove va a finire, dove la palla. Cioè in questo caso qui molto probabilmente ha fischiato rigore perché Ilicic andava verso la porta e quindi andava a far gol. Ora se me lo fischi quando ho l'uomo girato dalla parte dell'area di rigore a destra o a sinistra, allora magari molto probabilmente non... Però lì ecco Ilicic andava in porta, quindi probabilmente è stata valutata una cosa del genere. Certo. Quello conta tanto. E se avesse servito il giocatore in fuorigioco? Se l'intento suo fosse stato quello di servire, se ci rifanno vedere le immagini... Ci sta che avesse fischiato fuori gioco. Guarda, c'hanno due giocatori in fuorigioco. Ci sta però che finché non tocchi la palla, l'ha visto, non è fuorigioco e allora a quel punto... Poi il rigore... Questo non ti deve dare però il diritto di dire... No. Sì, sì, questo non è un attenuante per la prestazione, assolutamente. È vero, cerchiamo di aver rispetto di una signora squadra che forse è la più bella sotto l'aspetto proprio dell'organizzazione di gioco in Italia, no? Sì, sì, per la Atalanta, per tutto, mettiamoci insieme tutto, l'organizzazione, gli scouting, tutto. A volte si arrabbiano quando viene detto... prendiamo l'esempio dell'Atalanta. Non vogliono, però l'Atalanta ha creato una situazione, ragazzi, che è una cosa eccellente. Assolutamente. Bisogna pensare che noi per 30-35 minuti abbiamo messo in netta difficoltà l'Atalanta, quindi questo potrebbe essere una cosa positiva e da dire che quei 30-35 minuti, purtroppo per noi che facciamo sempre 30-35 minuti, però con l'Atalanta è molto difficile fare quello che abbiamo fatto noi, recuperare due gol, metterla in difficoltà sul pressing, andandola a prendere alti. Quindi diciamo che in tutta la partita, quei 35 minuti, ci dobbiamo elogiare, poi per il resto... Sinceramente, l'abbiamo fatto nel momento in cui non avevamo praticamente più niente da perdere, quindi forse veramente ma non è facile. Con la comunque paura. Con l'Atalanta non è mai facile, perché comunque è una squadra dove per 90 minuti ti concede pochissimo. Quindi noi abbiamo fatto molto bene. Ti ripeto, durano 95 minuti, 100 partite, 100 minuti le partite, quindi quei 35 però minuti. Torniamo al discorso che diceva che Riccardo poco fa. La testa che non c'è più in questi ragazzi, perché quale motivo? Allora, Benevento abbiamo fatto uguale, con il Parma abbiamo fatto uguale, senza andare a retrocedendo nelle partite delle altre settimane. Quante volte noi giochiamo soltanto 30 minuti su 90, il resto spariscano? Poi io credo che non sia ammissibile e possibile che un allenatore non veda se Amrabat non è il suo ruolo, oppure Castrovillo non è il suo ruolo, oppure Caion non è il suo ruolo, per quale motivo insisti a mettere questi ragazzi che non sono nel proprio ruolo? Allora, meglio, che cosa sono stati acquistati a fare? Uno come Barreca, o come è stato preso gli altri, e poi sono stati presi, barattati e rimandati via? È una cosa, non è possibile una società di Serie A che strutturalmente dovrebbe essere un'eccellenza arrivare a questi punti di un campionato che già
sbagliare quattro sessioni di mercato, cioè poi siete critici. No, io guardo la realtà è questa, la classifica mi parla di questo, e no, con me sono un po' a venire a dire siete troppo critici. Poi c'è chi critica in maniera cattiva, no. E chi, io credo, vedo come noi, no. Che si critica in modo costruttivo, per certo. Vedere di migliorare qualcosa. Certo, assolutamente. Perché non è possibile poter andare avanti così. No. Non si può pensare solo allo stadio del centro sportivo, che è una cosa di eccellenza pura, che ci vuole nella società, una cosa di questo genere. Però non puoi nemmeno dire no, ma le cose vanno tutte bene. No, non vanno bene, assolutamente. Tre allenatori, e poi sarebbe il quarto, perché sì, ritorna Iachini, che sono quattro allenatori in due anni. Il primo, se lo sono trovato, è Montella, e poi dopo c'è stato tutto il resto. Allora, qui cerchiamo di cominciare a fare persone serie. Guarda, anche Giancarlo Antonioni, dove è? Secondo me, lo dico pubblicamente, non ho problemi, lo conosco, è tanto che conosco Giancarlo, ma secondo me potrebbe avere un ruolo. L'ha avuto in nazionale, conosceva tutti e conosce ancora tutti i migliori giovani dall'under 16, 17, 18 fino all'under 21. È un ruolo il suo, non vedo che cosa faccia. Potrebbe servire Giancarlo in altro modo, casomai lo puoi mettere veramente come Bruno Conti a capo di un settore giovanile, dove Giancarlo ha già visionato, gli dai un ruolo, un qualcosa. Poi prende un bel direttore sportivo, se non è Petracchi, vuole Petracchi, ha aggiunto, li potrebbe essere aggiunto, e riparte una società veramente, però non ci deve mettere bocca. Rocco, un misto può mettere bocca solo sui soldi. Io vedo tanti suggerimenti però da parte dei nostri telespettatori che invece vogliono metterci un po' bocca su quello che... E così Gio Barone, anche Gio Barone deve visionare. Ognuno deve fare il suo... Calcio, no. Ognuno deve fare il suo... Bravo, bravo. Supervisore. Supervisore. Calcio ce ne vuole due. Non solo nel rettangolo verde, sì. Ma anche fuori dal rettangolo. Fuori. Ognuno deve fare il suo ruolo. Certo. Marketing... comunicazione, tutto, settore giovanile, scouting. La sensazione è proprio chiara, cioè se un giocatore come Amrabat viene preso per fare, io l'ho lette su alcune dichiarazioni dell'allenatore, viene preso per fare il mediano basso, cioè, a me mi viene da pensare sulla base di che cosa viene fatta una valutazione di questo genere. Appunto. Mi seguite? Sono delle scelte c'è qualcosa. Quindi, come mai poi allora un direttore che avalla la richiesta di un giocatore, ma non può avallare quello che è lo specificare il perché voglio quel giocatore? Allora lì deve nascere il contrasto. Se io avallo l'acquisto di un giocatore e tu me lo vuoi far giocare in un certo modo che non sono le caratteristiche, è come se te a me mi volessi chiedere di guidare un aereo, e non te lo guido, e non mi riesce. Perché lì c'è... ma te montaci sopra, ma perché, monto perché sopra. Lì c'è 100 teste, ma testi. Non te lo guido. C'è 100 teste lì. Esatto. Poi Prandelli cosa ha fatto? Ha mandato via quelli che aveva preso Beppe Iachini, che quindi stanno giocando titolari, sì, a destra e a sinistra. E allora poi ritorni ma non li ritrovi più. E le partite come le prepari? La partita va preparata. A me mi sembra che molte volte non preparano nemmeno la partita, dice ma te chi sei? No, io non sono nessuno, però lo vedi, quando arriva un certo tipo di partita dovresti avere una rabbia interna, una concentrazione. Questi ragazzi li vedi entrare, io, ma veramente, sì, solo Vlahovic o Dragoschi lo vedi che sono veramente concentrati al massimo, senza una togliere agli altri, ma gli altri lo vedo che... Ma ci andiamo a prendere un aperitivo, perché se no 30 minuti non puoi giocare 30-35 minuti. Questo Marco si è già detto dall'inizio dell'anno, che abbiamo noi dei tempi 30-25-35, non è un normale tempo, questa cosa. Difficilmente, l'unica partita che veramente abbiamo fatto bene è a Torino, bravo, e forse a Milano. Bravo. Sì, ecco, con Milano, sì. Milano, Torino, sì. Però il resto delle partite sono state tutte partite confusionali in un tempo, dove non abbiamo veramente... Non ci abbiamo veramente capito quasi niente. La confusione, dice una cosa giusta. Però voglio fare una riflessione anche su ciò che dice lui. Quanto è merito della Fiorentina in quelle 2, 3, 4, 5 gare che ha fatto bene? Quanto è merito della Fiorentina o demerito della squadra avversaria? Ad esempio, anche a Torino la Juventus sicuramente è demerito della Juventus, sì, con tutto il bene che voglio alla Viola. Però non era mia la Juventus che si conosce. No, tra poco purtroppo ci troveremo
ad affrontare una Juventus che invece mi sembra sia un po', in un pochino recupero, più arrabbiata. Quindi, capito Daniele, sono d'accordissimo con te, però metterei anche questa riflessione. Una mano ce l'ha data. Sì, quanto ci hanno dato di mano le squadre che in quelle gare noi dove abbiamo fatto bene? E poi io ci metterei veramente anche la separazione atletica. C'è una tale confusione. Perché la separazione atletica, anche quello potrebbe rispettare per 35. Io non credo, non penso, non credo questo. Ti spiego perché. Per quanto mi riguarda, tutte le mie opinioni, noi abbiamo giocato col Sassuolo, per 35 minuti ci hanno preso a pallonare, sì. 40, non ci hanno mai fatta vedere, mai. È stata forse una delle partite dove mi sono vergognato. Sì, sì, 40 il primo minuti. Tempo fu una cosa scandalosa. Poi il secondo tempo è cambiato, perché abbiamo fatto gol, siamo riusciti a pareggiare la partita, non lo so, con qualcosa di motivazione trovato caratterialmente, questo è il carattere della squadra che secondo me viene a mancare, perché non puoi fare da 0 a 100, non puoi, deve avere una linea, una domenica ti può andare male ma poi nella norma la linea la devi sempre tenere, vuol dire che manchiamo anche caratterialmente e questo si dà a come vedere. Se la squadra avesse bisogno di un episodio Ti prendo Verona, noi col Verona uguale, appena abbiamo pareggiato sul rigore il Verona è sparito. Benevento, abbiamo preso il gol, siamo in difficoltà, ma c'è 2000 esempi. Ma allora c'è un leader o no che può anche... Ma a Milano stesso che abbiamo fatto bene, eh? Qual è il leader? Non c'è, non esiste. Ribéry che dovrebbe portare, sì. L'esempio lo porta. Sì, assolutamente. Però, non lo so, nel spogliatoio mi sembra sia diviso. Sai, poi le dinamiche sono difficili da interpretare esternamente, bisognerebbe essere più dentro. La sensazione è che comunque... Un leader lì non ci sia proprio, no. Vero e proprio. No. Quantomeno non uno solo. Come mi diceva spesso un mio amico, mi diceva meglio se ce ne sono due. Infatti quello che poi ha detto Frey 2 settimane fa, che ci vogliono uomini di calcio e che qualcuno deve tenere più alla maglia, che Frey è molto in contatto, si è sparato così. Vuol dire che certe qualcosa volte... Qualcosa sa. Allora, tra poco torniamo con i vostri messaggi, ancora un piccolo break e voi continuate a seguirci. Dream House nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere. La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi. E siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. Hai oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti ricavando dal 50 al 70% e riceverai i tuoi soldi subito. Con un click o una telefonata puoi prenotare una valutazione gratuita a domicilio e richiedere il servizio di trasporto. Mercatino è il modo intelligente di guadagnare, acquistare e sostenere l'ambiente. Riutilizza. Vieni nel posto giusto. La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni.
In un paesaggio tipicamente toscano, un'antica colonica ha trovato nuova vita con l'agriturismo La Dispensa. Con l'allevamento di ovini ed il nostro frantoio rispettiamo le antiche tradizioni contadine, cercando di trasmettere e riportare in tavola i gusti genuini e sani di un tempo. Le nostre carni, l'olio ed i formaggi sono alla base delle nostre creazioni, sempre attente alla stagionalità delle materie prime, cercando di mettere sempre un pizzico di originalità e fantasia. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. E stasera nel nostro team doveva esserci anche Andrea Salvadori, però ha avuto un impegno familiare, siamo riusciti a contattarlo telefonicamente perché ci ha detto che aveva piacere appunto di partecipare, era molto dispiaciuto di non poter essere qui con noi, ovviamente poi tornerà prossimamente, ma intanto lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Buonasera Andrea. Sì, buonasera a tutti, mi dispiace non essere lì con voi perché avevo più piacere di parlare della Fiorentina. Un saluto particolare a Riccardo che è stato un mio compagno di squadra, dei ragazzi dell'Avane. Ciao Andrea, ciao. Ciao, ciao, lo saluto. Anche Marco, non anche, è certo, anche Marco. È certo, poi l'avrei detto dopo, comunque hai fatto bene te Andrea a ricordare queste cose. Eravamo stasera un trio proprio. Si parla degli anni 70, degli Andrea. Degli anni 70, sì, sì. Ma Marco era in panchina o giocava? No, giocava. Alla sinistra. Era per informazione, sinistra, Andrea. Vero, vero. Senti Andrea, come hai visto questa Fiorentina? Ti ha soddisfatto a te la prestazione? Allora, va detto una cosa in maniera molto chiara. Recuperare due gol all'Atalanta non è un'impresa da tutti. Quindi qualcosa di buono c'è per forza. Chiaramente questo buono non andrebbe tirato fuori soltanto quando si perde 2-0 e quando c'è stato un primo tempo da incubo, diciamo così, perché è stato un primo tempo da incubo. Abbiamo fatto molto bene una buona parte del secondo tempo, poi purtroppo l'episodio del rigore ha sgonfiato completamente le velleità della squadra e è anche un po' comprensibile, no? È un po' comprensibile che il rigore fosse, non fosse, purtroppo questi rigori li danno, c'è poco da fare. È ovvio che bisognerebbe partire fin dal primo minuto come siamo partiti nella prima metà del secondo tempo, questo è quello che io penso. Ecco, non so se siete d'accordo, però la vedo così. Sì, sicuramente il merito di aver recuperato con l'Atalanta dopo uno svantaggio, un doppio svantaggio, l'aveva riconosciuto anche Daniele, però quello su cui commentavamo nelle parti precedenti erano anche i commenti a fine della partita di Iachini e di Predek che si sono detti soddisfatti, sfortunati, un gioco alla pari, io su questi. Devo dire questo, no? Devo dire questo, quando poi recuperi un risultato come ha recuperato la Fiorentina, dimentichi quello che è stato l'incubo del primo tempo e allora ti navighi sull'entusiasmo di quello che sei riuscito a fare nel secondo tempo e magari recrimini su qualche decisione arbitrale, su qualche palla sbagliata, su qualche gol e non pensi magari a quello che l'Atalanta ha fatto, insomma, ecco, parliamo chiaramente. L'Atalanta ha avuto un sacco di palle gol, che sia stato merito suo o demerito nostro, però le palle gol l'ha avuto e l'Atalanta ha l'attacco più forte del campionato, è quello che ha fatto più gol di tutti, cioè degli errori grossi li abbiamo fatti in difesa come sempre, bisogna stare un pochino più attenti, più concentrati, però cerchiamo di ripartire, io voglio essere propositivo, voglio essere positivo per quanto riguarda la Fiorentina, perché sono tifoso viola, come sono tifoso, dobbiamo essere più positivi,
sperare di ripartire tutte le partite come abbiamo fatto il secondo tempo di domenica. Un'altra cosa, vorrei portare un esempio. Le annate non sono tutte uguali, no? Per esempio, l'Empoli l'anno scorso ha sbagliato tutto, cambiando 3-4 allenatori, comprando dei giocatori che non sono mai stati inseriti, anche forti, ma che non sono mai stati compresi. Quest'anno ha azzeccato tutto, cioè è cambiato in maniera evidentissima, no? Primo classifica con 5-6 punti di vantaggio, ha quasi tutti gli stessi giocatori dell'anno scorso, forse anche più debole a nomi, però ha azzeccato una cosa fondamentale e che può essere l'allenatore, è una chimica che si è creata negli spogliatoi, e quest'anno l'Empoli non sbaglia nulla, sta facendo pure i giocatori, se guardi le formazioni, Romagnoli, Ricci, sono tutti più o meno, ne cambiati pochi, no? Mancuso, eccetera eccetera, e questo è quanto. Io mi auguro che la Fiorentina il prossimo anno riesca a, anzi sono sicuro che riuscirà a fare queste, no, allora, vincere il campionato la vedo dura, però magari piazzarsi sicuramente meglio di quest'anno, magari anche levandosi qualche soddisfazione e qualche sassolino alle scarpe. Ecco, io da ora in poi vorrei vedere la Fiorentina nel secondo tempo. E no, Andrea, vedere... ti volevo chiedere una cosa, se come la pensi te, penso come quando sei venuto abbiamo sempre parlato di questa cosa. Personaggi come Vlahovic, che ora sono richiesti, è richiesto perché è uno dei migliori, del ragazzo del 2000, ha già fatto 15 gol, se non gli presenti un progetto serio che poi puoi andare a far bene e tornare a Fiorentina alle coppe, questi se ne vanno, allora si riparte da zero. Non voglio ripartire tutti gli anni da zero e dare via, è andato via Federico Chiesa, può andare via Vlahovic, poi c'è Drogowski, insomma bisogna cominciare a presentare un progetto serio. Sì, sono d'accordo con te, tu dici una cosa giusta, però non ci dimentichiamo mai che i giocatori sono in mano ai procuratori. Certo. Purtroppo succede che magari Vlahovic è richiesto da qualche grossa squadra in Europa e le sirene economiche, diciamo, si alzano e il giocatore chiaramente anche davanti a un progetto, nonostante dovrebbe avere molta riconoscenza nei riguardi della Fiorentina, ma questa è una cosa di altri tempi, purtroppo i procuratori fanno il loro gioco, insomma, ecco, Vlahovic è già a scadenza di contratto e quindi chiaramente farà le sue scelte. Non credo che la Fiorentina possa andare a Vlahovic e offrirgli un ingaggio milionario, stratosferico, eccetera eccetera, che possa competere con la Juve o che possa competere con il Chelsea o Paris Saint Germain, no. Cioè, queste sono le squadre che, quindi voglio dire, diventa dura. Purtroppo i procuratori, come si dice, la ruta bicicletta per ala. Questo. Volevo fare una domanda, Andrea. Sì. Ciao Andre. Ciao. Quando dici di ripartire, a parte muoviamoci perché è finito il campionato, se no ripartiamo il prossimo anno, questo è uno scherzo, naturalmente è una battuta. Sì. Ti volevo dire, per quanto riguarda il prossimo anno, perché tanto quest'anno secondo me arriveremo così, bene o male, non credo ci siano cose migliori o peggiori, visto un po' l'andamento della squadra e della società, ma se noi andiamo a fare un progetto futuro per il prossimo anno, ok? Non possiamo dire come tutti gli anni, ma proviamo con questo allenatore e poi vediamo, cioè ci vuole soldi, chiarezza, perché comunque senza soldi non si va a prendere nessuno, e prendere, insomma, già dall'allenatore cominciare a capire chi è che veramente può ambire a una squadra, creare una squadra, e comunque un allenatore secondo me affermato, se no altrimenti tutti gli anni ma proviamo e poi a metà anno cosa faccio? No, a questo punto dobbiamo avere le idee molto chiare, perché sono già 2 anni che facciamo così, quindi secondo me questo è un punto primo importantissimo. I giocatori poi sceglierà l'allenatore e sceglierà la società, ma questo è alla base secondo me per fare un'annata sicuramente migliore, questo senza ombra di dubbio, ma anche una buona annata. Allora, io sono d'accordo con te, cioè bisogna partire chiaramente da
dal capitano della nave, no? Insomma, dall'allenatore, e chiaramente l'allenatore che verrà dovrà avere un contratto pluriennale, secondo me al minimo 2-3 anni, anche 4, per fare un progetto veramente, deve avere fiducia a questa persona, deve essere un allenatore chiaramente che ha i requisiti, che ha gli attributi giusti per stare a Firenze, perché ci vuole gente di carattere, perché Firenze non è Benevento chissà cosa, Firenze è Firenze, è una città fatta di Guelfi e Ghibellini perennemente, quindi, diciamo così, e un allenatore che fa un accordo per lungo tempo e che detta delle con un tot di soldi da gestire chiaramente, con un direttore sportivo e un direttore generale, che rimanga Frateri, venga Petracchi, che Frateri rimanga, diciamo, in collaborazione con Petracchi, va tutto bene, però quello che conta è che l'allenatore, che è quello che poi allena, che poi manda in campo la squadra, che la fa giocare, che tira fuori il carattere, che fa le cose che deve fare una squadra, portato l'esempio dell'Empoli, no, insomma, è stato l'allenatore e la squadra va dritta come così in autostrada. Ecco, quindi voglio dire, questo è il progetto, si parte dall'allenatore, un allenatore che gli dai fiducia, che gli dai un top budget, che collabora con il direttore sportivo e il direttore generale, che guarda un'occhiata anche alla primavera, alle squadre di sotto, per vedere se c'è qualcuno in grado di poter giocarci, di poter tirare dentro e fare un progetto in questa maniera qua. Però non è un progetto che va di anno in anno, è un progetto che ci vuole 2, 3, 4 anni. Cioè, avete visto l'Inter, per dire, noi abbiamo molti più soldi della Fiorentina, per dire un esempio. L'avete visto, che ne so, per arrivare lì ci ha avuto magari 4 anni di Spalletti, anni di Spalletti che l'ha portati anche alla Coppa dei Campioni. Insomma, ci vuole un progetto, dai, ecco, questo. Benissimo. Però un progetto che ci vuole 3 anni almeno. Ci voglia sì 3 anni. Bene, Andrea, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi e ti aspettiamo ovviamente qui in studio. Bene, saluto tutti. Grazie, Andrea, un abbraccio. Buona trasmissione e complimenti per la trasmissione. Grazie Andrea. Ciao Andrea. Arrivederci. Ciao. Bene, allora adesso andiamo a vedere anche cosa ci hanno scritto da casa. Paolo, ho visto passare tantissimi messaggi. Sì, tantissimi messaggi, tanti dubbi ovviamente su diversi giocatori di cui avete già parlato. Per esempio questo telespettatore Max dal Mugello scrive: sento da molti addetti ai lavori che Amrabat non gioca nel suo ruolo, non è un centrocampista, non è un regista, ma sono passati 6 mesi e ancora non ho capito quale sia veramente il suo ruolo. Oppure l'area di Firenze è il problema. E poi un altro scrive: buonasera, vogliamo vincere qualche partita, basta, dobbiamo tenere fuori Rosa, addirittura Biraghi, e inserire Seric, visto che con Prandelli non aveva fatto male, e anche un po' di spazio a Montiel. E poi c'è una domanda per Marco, che ritrovo subito, eccola qua. Una domanda per Marco Mordini: cosa ne pensi di Commisso che ogni volta che si vince una partita non perde occasione per fare polemica? Abbiamo risposto poco fa, un po' in generale di questo. Rocco Commisso, giustamente lo capisco, anche perché uno che mette tanti soldi, perché li ha messi 120 milioni, sono stati spesi male da chi doveva essere più competente, io parlo calcisticamente sempre, di comprare qualcosa di buono. Però è logico che, mettendo tutti i miei soldi, dice: come, io vengo, ci metto i soldi, sto costruendo un centro sportivo che sono 60 anni che aspettate, e mi arriva le critiche. È logico che non solo queste, ma poi anche la rabbia interna, che non gli è stato fatto fare un qualcosa, come della Valle non gli è stato fatto fare un qualcosa. E appena sente un po' di ridere, no, non le accetto. Lui invece dovrebbe, secondo me, accettarle, mettere in condizioni: ho sbagliato qui, qua rimedio, perché tutti si sbaglia, però si può sempre rimediare. Allora a quel punto dice: aspetta, sbaglio, vi faccio vedere che ora non sbaglio più, e da 2 anni ho capito il calcio italiano, ho capito la burocrazia italiana e mi metto in condizioni di fare una società adeguata per tutti. Sbagliando, va anche capito, impara, eh. Sbagliato paese, però dovrei andare da un'altra parte, perché in Italia. Fermiamoci ancora per pochissimo e poi torniamo ancora qui a parlare di Fiorentina. Thank you.
passione, dedizione, esperienza, per aiutare la natura a seguire il proprio corso e coccolare i suoi tesori. Da oltre 20 anni portiamo sulla tua tavola il cibo più completo che la natura ci regala, perché mangiare bene è ecologico, è benessere, è cultura. Del Colle, paesaggi da gustare. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai, sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Guaglio uteri, ma mussarelle che ho brutto. Guarda qua, altissimo livello, per voi, Pagano Bistrò, Food and Zoo, numero uno per numero uno. Guarda qua che mozzarella che ci abbiamo, oh. Altissimo livello, ragazzi, solo da noi, al Pagano Bistrò. Guardate qua, ragazzi, a centrale roulotte. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie, carica batterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Bene, allora riprendiamo nella nostra analisi della partita tra Fiorentina e Atalanta, anche perché poi ci avvieremo a parlare di settore giovanile per poi concludere con i prossimi impegni proprio della Viola, della prima squadra, e almeno per qualche minuto poi ci gioiremo, saremo felici. Quindi possiamo anche dedicarci a vedere quelli che sono stati un po' gli errori più importanti della partita, sempre in fase difensiva. Ci sono state delle imbucate centrali abbastanza marcate, la regia dovrebbe avere, ecco, l'immagine, vediamo le tre azioni dove appunto si sono riscontrati diversi errori, a partire appunto da giocatori lasciati come al solito soli e avanzati rispetto ai nostri difensori. Daniele? Ma sì, questi sono tre gol sicuramente dove una grande linea difensiva non c'è stata, diagonali soprattutto il secondo gol, spesso e volentieri li abbiamo fatti questi sbagli, ti dico la verità, giochiamo in una linea sull'area di rigore dove abbiamo quattro giocatori davanti alla palla e uno che ci taglia due difensori dentro l'area di rigore, è impossibile, è quasi matematicamente impossibile, vuol dire che qualcuno non ha chiuso la linea di passaggio o, tra virgolette, di solito tra difensori si parla anche, quindi io credo che
non dico che non parlano perché sono giocatori di Serie A, però ecco, la confusione a volte quando si parla ti fa proprio mancare questo tipo di soluzione qua e vai a, diciamo, a tenere delle situazioni in difesa dove, ti ripeto, una difesa forte, due centrali si supportano, ok? I due centrali esiste, che giochi a tre, che giochi a quattro, i due centrali si supportano. E qui mi sembra che noi spesso e volentieri ci supportiamo male, cioè nella marcatura e nella copertura. Quindi quando abbiamo un attaccante, okay, con due difensori, lì devi lavorare. Sicuramente non dovresti mai rischiare, non è un uno contro uno. Quindi se te fai una marcatura e una copertura a modo, o trovi veramente dei campioni, veramente, che ti fanno la giocata, può capitare, ma a noi ci capita spesso, e questo purtroppo è una mancanza, non so di cosa, se di concentrazione, se di carattere, c'è qualcosa che perché, facciamo troppi errori banali. Su quelle tre azioni, due poi non si sono concretizzate, è intervenuto Dragoschi, un po' anche Zapata, insomma, ha fatto dei tiri non proprio mirabolanti, però diciamo sicuramente Dragoschi ha fatto molto bene, nel senso è stato anche molto impegnato e quindi di tante azioni sicuramente alcune situazioni le ha risolte, però è anche vero che io non vedo una grande sintonia tra Dragoschi e la sua difesa, non mi sembra che la gestisca poi benissimo. Ma io, quando sono in forma, Pezzella e Milenkovic e molti lo vogliono, vorrebbero, dice, ce lo porto io, se ci danno 30, 35, io purtroppo andrà via, ma io, secondo me, è una grande perdita per la nostra difesa. Quando sono in forma, anche con Quarta, che non sta, ora con l'Atalanta non ha giocato molto bene Quarta. Che forse è la peggiore. È una delle peggiori, però sono questi tre insieme, anche Caceres, che non è, è molto più in forma di Biraghi, a volte si sono rivisti, che hanno giocato bene, la sintonia c'era insieme, a volte poi, come diceva Riccardo, viene perso un qualcosa, arriva questa zona di ombra, dove arriva questo torpore nella squadra, dove fanno degli errori banali, errori madornali. Uno come Biraghi, che non è un eccellente calciatore, io, senza nulla togliere in nazionale, secondo me non è un Biraghi da nazionale, ora come ora. Quello che stiamo vedendo ora. Quello che stiamo vedendo ora, assolutamente no. Quello di due anni fa, quello anche con l'Inter, insomma. Però ora come ora Biraghi non è assolutamente in forma. Però questi quattro messi bene, in un contesto fatto bene, probabilmente anche di testa, se non c'è quella tranquillità. Ora noi guardiamo che Cagliari perde in continuazione, e meno male, perché il Cagliari lo teniamo ancora a 8 punti di distacco. Paradossalmente, Marco, il Crotone che ormai è andato, sì, ma sì, se lo guardi con gli occhi che è ultima in classifica, ha un'organizzazione migliore della non gioca male, ma è pazzesco, arriva, no? Al gol, esatto. Arriva. Sì, sì, è vero. Quindi, e il progetto Crotone non era certo di arrivare tra le prime 5 o 6, parliamoci chiaro. Allora io mi chiedo, com'è possibile? È questo, non è possibile. C'è qualcosa per me noi manchiamo anche di personalità, anche come si diceva prima. Ti ripeto, quando strutturi la squadra, soprattutto nel reparto centrale di difesa, che okay, io non voglio togliere niente a Milenkovic e a Pezzella, però diciamo che si vede che spesso e volentieri fanno questi errori, sembra quasi una mancanza appunto di personalità. Io vedo Chiellini che è rientrato, io ho guardato Chiellini che veramente è molto peggio di quando veramente era nelle condizioni, però lui va in campo e nonostante tutto, cioè, questo veramente è uno dei migliori in campo, è personalità, comanda lui, decide lui, e quindi questo fa sì che comunque... Daniele, la sensazione che questi calciatori abbiano perso l'autostima, gran parte, esatto, della responsabilità io la do alla società. Cioè per società poi intendo l'ambiente. Cioè, quando un calciatore si rende conto che chi mi deve dare le indicazioni della confusione, automaticamente c'è
un arresto della sì, qualità. Sì, la qualità che poi piano piano ti porta a non fare i risultati. E i risultati cosa fanno? Ti fanno cadere l'autostima, anche se l'anno precedente avevi fatto un ottimo campionato. O viceversa, Andrea ha detto bene, ha portato un paragone dell'Empoli. L'anno scorso gli stessi giocatori, specialmente nella parte finale, ebbero un crollo pazzesco, sotto tutti gli aspetti. Sotto tutti gli aspetti. Gli stessi giocatori, perché ha detto bene, l'unici giocatori che normalmente nelle formazioni cambiano è il terzino sinistro. O Parisi o Terzi. Se no sono tutti giocatori dell'anno scorso. Sono quelli dell'anno scorso. Famozzi c'era, Romagnoli c'era. E la differenza l'ha fatta l'allenatore. Qui la differenza, certo. Bravo. Quindi che cosa... Stulak, che era una cosa inguardabile, è uno dei migliori. Allora, che cosa significa? Significa che qualcuno ha riportato serenità, ha portato le idee condivise con la società, e da lì l'allenatore ha iniziato a lavorare con serenità, portando l'autostima e naturalmente la fiducia, che ha fatto riportare poi un aspetto importante, lo spirito di gruppo. È quello. Cosa che non c'è. Vedi a fine partita cosa i giocatori c'è. Dell'Empoli. Siamo arrivati a mettere in dubbio che Ribéry se ne andasse via anche già a metà stagione. Sì, sì. O che si facesse buttare fuori perché non gliene importa niente. Cioè, lo capiamo. Cioè, ci sono delle polemiche intorno che in un ambiente positivo non dovrebbero neanche. E quest'anno lo vediamo, l'Empoli, l'ha visto quando finisce la partita con la Reggiana, che tutti insieme poi a centrocampo, questo è il gruppo, non c'è divisione, non c'è niente. Quando le cose vanno bene è anche più semplice andare tutti d'accordo, però devi cercare di farle andare bene adesso, devi cercare di farle andare bene queste cose, che il gruppo conta, la società conta tanto. Allora, quando io molte volte ho preso l'esempio, bisognerebbe fare anche come esempio anche il Siviglia, che ha vinto uno scudetto nella sua vita calcistica nel 41, se non mi sbaglio, però il Siviglia arriva tutti gli anni, o in Champions o in Europa League, si è vinto le 4-5 Europa League negli ultimi 6-7 anni, fornisce giocatori in continuazione, li vende i migliori, ma rifà la squadra. Però se vai a Siviglia c'è un grande centro sportivo, un'organizzazione diversa con scouting e tutto, e viene un giro, l'Ajax fa uguale. Il problema, però, Marco, secondo me è che sono due mondi completamente diversi, anche solo Spagna e Italia, al di là del Siviglia. Pensa a quello che ha fatto Monchi, era stato preso alla Roma per ricreare una cosa simile, è bastato un anno, non è andato benissimo, un qualche acquisto sbagliato su tutti, direi Pastore e Nzonzi, e l'hanno subito mandato via come se nulla fosse, senza dargli tempo di rimettere a posto la situazione. Perché vogliamo sempre fare qualcosa, è come i giovani, no? Se un giovane è buono, non è più i tempi degli anni 70, 80, lo aspetta. E a me quando dicono, sento dire, no ragazzi, però così lo bruciamo, no. Quando uno è buono, è buono. Quando uno è bravo va messo in campo. Basta vedere la Champions. È 17, 18, cioè, in Champions 20. C'è... il City con Foden, che è uno del vivaio, e il Borussia Dortmund con Bellingham, che ha fatto l'1-0 l'altra sera. Bellingham giocava nel Birmingham, nella Serie B inglese. Appunto. Non è che giocasse nel Real Madrid. Ma se lo prendi, guarda a noi, ma guarda che abbiamo preso, guardate chi c'è, no, vogliono il nome, non me lo... Ti ricordo che, l'ho raccontato molte volte, Riccardo, questo fatto, quando il dottor Sarica era presidente della Fiorentina in C2, che io... così scherzosamente ci trovavamo a vedere le partite del settore giovanile, gli disse: ma perché, dottore, non possiamo prendere un nome, Quagliarella o come qualche altro, c'era Parola che andò poi a Cagliari, e quello del che è andato a Bologna, poi ha giocato anche nel Bologna, mi sono in mente il nome in C2, era bravissimo, hanno raggiunto la Serie A. Lui mi disse testuali parole: se noi portiamo questi nomi a Firenze, capito? E vogliono il nome. Ecco, sicuramente. Quindi eravamo in C2, che poi facevamo il salto in Serie B, però non, capito, questi nomi non suscitano. No, diciamo, non suscitano. È chiaro che ci sono delle piazze che hanno bisogno di riflessi importanti, però bisogna che apra una finestra, credo importante, anche perché rientra un pochino nel lavoro che io svolgo, e metto sul piatto un giocatore quest'anno che in Serie A è saltato molto alla ribalta, che
che è Messias. Sì. Messias che gioca nel Crotone. Il Crotone. Allora, questo 4 anni fa giocava in Eccellenza. Appunto. Giocava in Eccellenza, scariava le lavatrici e i frigoriferi. Cioè, ci rendiamo conto cosa vuol dire fare scouting con una grande attenzione e trovare il giocatore che è quasi un top play in Serie A. Perché vedrete che a Crotone non ci rimane. No, assolutamente. Assolutamente. Ha aperto una parentesi giusta. Però non so se questa. Firenze sarebbe felice. Lo so, però purtroppo... poi si risultano. Sì, sì, poi esatto. Risultano. Sono d'accordissimo. Però purtroppo Firenze è una piazza che cerca sempre... Il torricelli della situazione. Non vai più a trovarlo dalla Serie D e te lo porti alla Juventus. Ci vuole anche un pochino di coraggio, al di là dell'individuare, perché poi è chiaro che ci vuole la cornice giusta, no? La fisicità, la testa, eccetera, eccetera. La fame, questo aveva fame, lo dico perché era Gozzano e io ci lavoravo, però bisogna muoverci, non si può rimanere a ristagnare solo o aspettare, perché se la covata quest'anno, ad esempio, con il Covid, ditemi settori giovanili, tanto per cominciare ad aprire il discorso del settore giovanili, col Covid come c'è stato, questi ragazzi hanno perso 2 anni. Vi fermo perché appunto tra pochissimo parleremo anche più approfonditamente del settore giovanile, quindi restate con noi, ci vediamo tra pochissimi minuti. Adatto per ogni occasione e per ogni stagione. Ristorante Pizzeria Siviglia ad Agliana. Affida il tuo gusto alla raffinatezza di mani sapienti nella preparazione di piatti di ogni genere, dal pesce alla carne argentina, dalla pizza napoletana cotta nel forno a legna con consegna anche a domicilio, ai dolci. Organizza da noi i tuoi eventi come cresime, prime comunioni e battesimi. Ristorante Pizzeria Siviglia, i professionisti del gusto. Ad Agliana, via Roma 184. Aperto tutti i giorni a cena. Chiuso il martedì. Dreamhouse nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere. La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi. E siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. Dal 1983, pasticceria artigianale immersa tra le colline Bedice. Tradizione, passione e innovazione si fondono per rendere i vostri momenti più dolci. La pasticceria Delizia offre la possibilità di scegliere tra una ricca e squisita gamma di dolci. Realizziamo torte personalizzate, uova di cioccolato, torte da cerimonia, cake design, specialità pasquali e natalizie, perché ogni desiderio di dolcezza possa diventare realtà. La pasticceria Delizia si trova a Poggio a Caiano, in Viale Aldo Moro 3537. Carrozzeria Centrale Asseano. Professionalità, competenza e cortesia al vostro servizio. Auto sostitutiva, consegna celere, assistenza legale, auto noleggio, soccorso stradale. Carrozzeria Centrale usa solo apparecchiature e materie prime all'avanguardia, ma soprattutto qualità certificata nelle riparazioni. Perché per noi riconsegnare una carrozzeria perfetta è una vera passione. Carrozzeria Centrale, via Galilei 23, Seano. Vi aspettiamo. Il Crostino, Scandicci, alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili, dessert di propria produzione. Il Crostino, punto in Viola. A cena sempre aperti, via Vivaldi 45. Da
Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Castelguidi, Pistoia. Come promesso, però prima di parlare del settore giovanile, perché questa è la parte dedicata al settore giovanile, aveva Paolo ci aveva detto durante la pubblicità che continuavano ad arrivare molti messaggi, quindi ti chiedo intanto se ci sono messaggi nuovi e anche riguardo a uno dei telespettatori che ci ha scritto prima, che suggeriva appunto di tenere fuori Rosa Biraghi e di inserire Seric, che aveva fatto bene con Prandelli, se tu sei d'accordo con questo punto di vista, perché suggeriva anche l'impiego di Montiel. Sì, per quanto riguarda Montiel, devo dire che ci sono anche altri telespettatori che l'hanno chiesto, per esempio l'ultimo che ha scritto chiede a Marco, in base al tuo ragionamento, cioè quello che hai fatto prima di avere coraggio, di contare sui giovani, allora perché non gioca Montiel? Montiel è un caso un po' particolare, c'è qualcosa, perché dove è andato, e sì, ha fatto bene il settore giovanile, poi appena ha alzato l'asticella è stato mandato anche all'estero e anche lì insomma ha giocato delle 6 partite, non di più. Quest'anno è stato inserito da Prandelli, ha fatto quel gol a Udine, poi se non lo mettono, io mi dico mi domando sempre il motivo c'è. Probabilmente siamo andati con Daniele a vederlo, anche fisicamente, poi mi posso anche sbagliare, ma vedendolo in campo non lo so, non mi è sembrato un tipo di calciatore da dire lo mettono una rosa, una squadra di Serie A, poi è logico se non lo provi mai, però fece bene l'anno scorso, 2 anni fa, quando giocò Esordì, che fece quelle buonissime partite insieme a Vlahovic, poi dopo si è un po' perso, probabilmente anche caratterialmente qualcosa c'è che non quadra, che dove va poi lo mettono in panchina. Vediamo se quest'anno va via in qualche squadra e gioca titolare fisso, da lì poi si può misurare secondo me. Sì, poi per quanto riguarda il discorso di Seric e Biraghi, intanto non fanno lo stesso ruolo, quindi è chiaro che far giocare l'uno non è collegato al fatto di far giocare o meno l'altro. Io credo che Seric effettivamente, soprattutto nell'ultima parte della gestione Prandelli, sia stato uno dei migliori, quindi potrebbe avere qualche altra chance, però è chiaro che Iachini magari ha le sue idee tattiche, magari e Seric non corrisponde al tipo di giocatore che gli piace e pensa di avere più certezze da altri, premesso che, come è stato detto largamente prima, di certezze in questo momento la Fiorentina ne ha ben poche, e credo che sia un qualcosa di molto utile che, appunto, come è stato detto prima da Marco, il Cagliari continua a perdere, perché mi sembra un po' il tipo di annata simile a quella di 2 anni fa, cioè con una Fiorentina che sta finendo il campionato un po' così e a forza di non vincere si ritrova a ridosso della zona di retrocessione. L'altra volta si salvò l'ultima giornata, questa volta magari con questo andamento del Cagliari potrebbe salvarsi prima. E lo speriamo vivamente. Adesso andiamo a scoprire invece cosa è accaduto per quanto riguarda il settore giovanile. Allora, linea alla nostra sigla e poi parola a Marco Mordini.
Allora, partiamo subito con la grande vittoria della nostra primavera, che praticamente si inserisce nella terza finale. Io non credo ci siano tante squadre, non sono andato a ritroso, se sa qualcosa Paolo, smentiscimi, ma tre finali di fila in tre anni, insomma non credo che tutte le squadre di Serie A, la Roma compresa, ha vinto come l'Atalanta tanti trofei, che l'abbiano fatto. No, ma credo neanche io, anche perché di solito la Coppa Italia Primavera è un torneo un po' particolare, con la finale magari un mesetto prima rispetto alle finali del campionato, quindi spesso e volentieri magari è capitato che la vincitrice della Coppa Italia non sia la stessa poi del campionato, e quindi c'è più ricambio, mentre il campionato di solito lo vinceva più forte, quindi insomma un record del genere comunque è importante. E quest'anno è la finale di Aquilani, perché quest'anno la squadra l'ha completata lui insieme a tutto lo staff, ed è veramente un bellissimo risultato, con reti di grande spalla Spalluto, che mi sono sbilanciato già un paio di anni fa con questo ragazzo, lo vedevo bene nell'anno 17, dal 2017 è con noi, e ho visto che ha fatto un percorso buonissimo, mi piace come centravanti, come calciatori, migliorato anche Monteano, che ha fatto un altro gol. Fiorini ha giocato bene nonostante il rigore sbagliato, perché sbagliare un calcio di rigore in una semifinale, come ha detto Paolo, una cosa particolare, che quest'anno era una semifinale secca, non era andata di ritorno come sempre, ovviamente grazie a questo Covid si è abbreviato un po' tutto. Comunque andremo in finale contro la Lazio, che diceva appunto Riccardo, poi parleremo poi un po' anche di questa cosa, è una squadraccia che si è ripresa in queste giornate di campionato, e perdeva 2-0 il Verona, è andata a vincere addirittura 3-2. Comunque vediamo, ce la giochiamo e vediamo poi cosa andremo a fare. Ricordiamo anche che abbiamo fatto un buonissimo pareggio con la Roma, 1-1, che dovevamo vincere perché la Roma ha rubato la partita anche un calcio di rigore all'86esimo, e abbiamo fatto gol l'altro pupillo di Stefano, e quando entra poi di Stefano direi una qualcosa di buono fa sempre. Però, insomma, è una squadra in miglioramento, se si pensa abbiamo perso un po' troppe partite, 8 partite, 7 vinte e 3 pari in campionato, meno male siamo risaliti, ora siamo all'ottavo posto, siamo all'Atalanta e siamo a Bologna, non a Bologna, non mi ricordo neanche quell'altra squadra, non la classifica sotto mano oggi, però insomma eravamo in zona play out, dovevamo ritrovarsi ora in queste partite più avanti, insomma qualcosa di buono è che andiamo fatto. Io andrei a vedere, ecco, il nostro contributo da Viola Cianne, vediamoci un po' questi gol della semifinale. 5 risultati utili consecutivi nelle ultime partite disputate in gare ufficiali. Il fallo di Marcandalli commesso su Pierozzi produce il calcio di rigore che al 18esimo permetterebbe alla Fiorentina di sbloccare la partita, ma Fiorini, come in campionato, sbaglia contro il Genoa, para Agostino con una bella reattività e poi la Fiorentina non riesce a chiudere. È la Fiorentina però ad avere il pallino del gioco, allarga Spalluto a destra con Milani che entra in area di rigore, mette il cross morbido sul secondo palo, ancora male Marcandalli, due volte respinge da terra Agostino, ma poi riesce a segnare Monteano, sblocca la partita, porta in vantaggio la Fiorentina il numero 10 Romeno su questo bel invito da parte di Milani. Bel colpo di tacco di Corradini per liberare Pierozzi, prima la finta di sinistro, poi con il destro prepara il cross che arriva all'interno, Spalluto la sponda per il destro di Monteano dopo la respinta di Agostino, è sempre lì Spalluto, è in posizione regolare, si guarda attorno, è tutto ok, e allora la Fiorentina può festeggiare il gol del raddoppio del 2-0, le due punte in gol, prima Luis Monteano e poi Samuele Spalluto. La Fiorentina per il terzo anno consecutivo in finale di Coppa Italia Primavera, battendo il Genoa 2-0. Continua il sogno in questa Coppa per la Fiorentina, che affronterà la Lazio, che ha avuto la meglio sul Verona. Fiorentina che ambisce ovviamente ad alzare per la sesta volta nella sua storia il trofeo di Coppa Italia. Bene, queste le immagini, quindi siamo contenti, festeggiamo anche noi. Ovviamente adesso saremo tutti in attesa della finale. Della finale. Per concludere, qui non è tanto positiva questa nota, perché abbiamo visto la sconfitta di Buso nell'Under 18 contro la Lazio per 1-0, e poi è ritornato in campo anche il campionato Under 17 dopo mesi e mesi che eravamo fermi, con Falanga, perché Donatello è passato nello staff della prima squadra di Beppe Iachini, e purtroppo abbiamo perso anche con gli Under 17 3-2 sempre con la Lazio, che il doppio scontro con la Lazio per il momento non ci ha portato bene, speriamo di ribaltare il risultato poi nella finale di Coppa Italia.
Bene, allora direi che possiamo passare al premio del settore giovanile, premio settimanale, come sempre anche questo a cura di Marco Mordini. Allora sigla e di nuovo la parola a Marco. Allora, per il premio settimanale questa settimana, credo sia l'unica volta in, per ora fino a questa annata di questi mesi, che faccio un premio tutto viola praticamente, perché comincerei subito dal nostro portierone Drangoski, che è il nostro guerriero con questa barba micidiale. Questa, ho scelto una foto piccola perché ancora ha il barbone ancora più micidiale, però insomma sta facendo veramente bene. E si merita questa settimana, come oltre a altre partite, il premio settimanale. Poi già 3 settimane di fila con il nostro grande centravanti, il nostro Dusan Vlahovic, che per 3 settimane di fila, che questo non è mai successo, per 3 settimane, ricordo un po' a tutti che questi due calciatori hanno portato un certo... Pantaleo, non è mai successo, Marco, perché è difficile. Un giocatore della Fiorentina quest'anno abbia giocato bene 3 partite di fila. Quello è vero, però insomma, almeno lui i gol ce li fa, insomma. Poi passerei alla primavera. Io metterei intanto tutta la squadra, la foto di tutta la squadra, che si meritano questa grande terza finale. Quindi infatti l'ho messa in buon auspicio, perché almeno si vede questa grande coppa. Vediamo se porteremo a Firenze questo ennesimo trofeo. E qui poi ci metto Aquilani, che già sta migliorando molto, sta ascoltando anche la nostra trasmissione. Aquilani che sta migliorando in questa annata. E poi non può mancare Spalluto, che ha siglato un'altra grande rete decisiva, e insieme ci metto Munteanu, che anche Munteanu è molto migliorato in questi ultimi tempi. Ma questa settimana tutto viola il premio. Ce l'abbiamo fatta. Questa settimana ce l'abbiamo fatta. Sarà contento anche Nicolino e Cappelletti, perché almeno insomma, credo siano contenti. Bene, allora ultima piccola pausa e poi torniamo per parlare dei prossimi impegni viola. Frizzanz, libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz, professionisti contro le zanzare. Grazie alla nostra competenza tecnica mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni.
poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili. Offerte imperdibili tutti i mesi. Pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia. Prossimi impegni Viola, prima Sassuolo, poi Verona, due partite con due squadre che in questo momento occupano una posizione di classifica abbastanza tranquilla, quindi potremmo anche approfittarne, fatto sta che insomma in campo si scende in due, quindi sicuramente non verranno a passeggiare contro di noi, noi dovremo riuscire a strappare i punticini in queste occasioni, giusto Riccardo? Assolutamente sì, non è che possiamo vivere solo sulla scarsa condizione delle squadre avversarie, è vero che ci fa comodo, ma dobbiamo puntare su quello che sono le nostre forze, le nostre... No. E poi non ci dimentichiamo anche che da qui in avanti bisogna dimostrare un pochino chi vuole rimanere a Firenze. Importante. Assolutamente sì. Quelle sono le dimostrazioni proprio schette, quelle che si toccano con le mani dei calciatori che vogliono rimanere. Perché 7-8 partite alla fine. Da qui in avanti bisogna, perché si può commettere l'errore tattico, si può commettere l'errore di lettura delle situazioni. L'errore di voler bene alla maglia non si può commettere. No. In qualsiasi piazza. Cosa importantissima. No, assolutamente. Sei d'accordo, Daniele? Boia, se sono d'accordo, d'accordissimo. Assolutamente d'accordo. È inutile che poi i giocatori baciano. Sì. Cosa baci? E me lo devi far vedere con gli altri atteggiamenti che quella maglia la adori. Non basta, sì. Alcuni le parole lo fanno. Alcune dimostrazioni sporadiche, sì, ci vuole sì. Tutto bello, un Facebook, continuo. Instagram, sì. Tutto è tutto bello perché ci aiuta tantissimo, però amare una maglia me lo devi far vedere con altri atteggiamenti. Sicuramente mettendo l'impegno e la grinta per tutti i 90 minuti, cosa che fino a questo momento solo in pochi hanno fatto. Daniele, dicevo le partite di Sassuolo e Verona perché poi ci saranno degli impegni forse un po' più difficili da affrontare con squadre che comunque hanno ancora obiettivi da raggiungere, non solo la salvezza, non penso solo al Cagliari, ma ovviamente anche alle squadre di alta classifica dove il compito diventa ancora più complesso. Ma guarda, se si pensa a Sassuolo e Verona, allora non voglio dire che sono due partite le più facili, però sono due squadre che ora non hanno più niente da dire. No. Sicuramente non regalano niente, però il Sassuolo è una squadra che gioca all'infinito. Gioca sempre la palla, in tutte le posizioni del campo giocano, quindi potrebbe essere una partita importante anche per capire un attimino come affrontarla, perché comunque noi dobbiamo gestire, secondo me, non possiamo giocare sempre nella stessa maniera, e dobbiamo gestire partita per partita e comunque, come diceva Riccardo, da ora in poi è fondamentale anche far vedere, che comunque cerchi una riconferma, indipendentemente da punti. Poi abbiamo un Verona che sappiamo bene o male Verona com'è, e quindi preparando una partita senza intensità e senza motivazione sicuramente queste due squadre non le puoi affrontare, sono due squadre che devi sicuramente metterci fisicità, e quindi se vuoi metterci fisicità devi mentalmente essere pronto, e ti ripeto, siamo sempre a parlare di queste cose, però purtroppo è così, la realtà è questa. Sono due squadre dove ti fanno anche giocare poi alla fine, un po' meno il Verona ti viene a prendere, il Sassuolo ti fa giocare, quindi ecco la dimostrazione di una squadra magari cresciuta, ora non dico 30 minuti, però dico una partita dove magari riesci a tenerla sempre in bilico e magari anche a fare punti, perché no? Quindi, poi ecco, motivazioni no. Ce l'abbiamo più noi che dobbiamo
uscire un po' dai bassi fondi. Sì, no? Il pericoloso dell'Atalanta, del Verona e del Sassuolo è che, proprio detto te, non hanno niente da perdere, vanno in campo, giocano, si divertano. Certo. Anzi, no, facciamoci vedere che vogliamo fare altri punti. Te invece ci vai un po' più... Sì, non però sono tranquillo, no, perché bisogna sempre sperare che ora affrontiamo, in una settimana ci sono 3 partite. Sì. Insomma, voglio dire, da sabato a martedì, e poi andiamo ad affrontare lei, che non è un nome, non neanche, ma lei è molto difficile. Lottano tutti poi per la Champions, perché infatti, Napoli, Lazio... È ancora fettissima la capito? E poi andiamo a Cagliari... Cioè, bisogna tenere il Cagliari lontano, mi dispiace per l'amico semplice. Leonardo Semplici, però si fa la svelta, si è risucchiati. Però noi parliamo sempre di l'importante è fare punti. In questo momento secondo me no. In questo momento secondo me è cercare di trovare una squadra che va a migliorare da qui alla fine dell'anno. Perché secondo me noi non abbiamo problemi di retrocessione. No, non credo. Il Cagliari ha fatto 22 punti in 30 partite, ragazzi, c'è una media veramente bassa. Quindi ma dobbiamo non trovare solamente punti, dobbiamo trovare una squadra che da ora alla fine dell'anno faccia vedere che veramente ha avuto un miglioramento. Quindi poi è chiaro che ti vengono punti, perché una squadra che gioca bene, secondo me, indipendentemente dall'intensità, i punti le fa. Perché una squadra che gioca bene, prima o poi i punti le fa. Certo. È una squadra che non gioca, che molto probabilmente può correre quanto vuole. Il Cagliari non ha giocato male con l'Inter. Sì, ma perché prima o poi qualche punto lo trovi, anche con le grandi squadre. Ma se... se ti incanali, esatto, perdi una, l'altro vince, va a 5, allora poi cominci a avere paura secondo che squadre vai a affrontare. Ma poi c'è da tenere presente che un conto è arrivare di rincorsa, dal basso verso l'alto. Un conto poi essere in caduta quando sì, 2 anni fa, e allora ragazzi, siccome abbiamo... Daniele sottolinea spesso anche stasera in trasmissione del fatto della personalità, cioè andare in caduta se non hai personalità è un tiriazzo. Certo. Ma ti ricordi 2 anni fa abbiamo cominciato a perdere 9 partite, abbiamo perso 8, non riuscivamo a raggiungere quei maledetti punti e ci siamo salvati all'ultimo secondo. All'ultima partita. Pazzesco, nel senso, bisogna stare attenti. Marco, a me non è dispiaciuto il duo Kwame-Vlahovic, anche se Kwame sicuramente non è che abbia fatto una partita stratosferica, ma comunque ci ha messo molta grinta, tenendo conto anche che comunque non era stato impiegato con continuità, quindi potrebbe magari riuscire a fare qualcosa in più. Tra lui e Callejon, la scelta... Ma è logico, te ora dici così perché è logico che Callejon lo vedi disturbato, diciamo, nel senso per quello che è stato chiamato a fare, che lì si parla di 2 milioni e 2 l'anno, adesso non ha pagato niente, però insomma lo butti anche giù di morale, perché un campione del genere non lo fai mai entrare o entra a un quarto d'ora alla fine o 10 minuti. Secondo me un Callejon un po' ispirato, dove stava l'allenatore, ritirarlo su in questi 15 giorni e cercare di fare, ti do fiducia, lo metti in campo giocando nel suo ruolo sulla destra con Vlahovic in forma, così dà un apporto migliore. Che Kwame, sì, va bene, ha fatto quella bella giocata lì in quel momento, ma poi tutta la partita molte volte o stoppa la palla, gli va a 3 metri, o lo vedi correre e perde il pallone. Io preferirei più un Callejon in forma e stimolato, ma lo vorrei vedere una volta, ma non si vede mai. Anche Celeste, il nostro amico Celeste Pinne, tutte le volte lo dice d'accordo anche lui, ma non lo vediamo mai in campo. Allora, o lui... Però forse anche lì forse c'è un motivo. Ma o lui negli allenamenti, io mi ricordo Babacar, che ora si può dire a distanza di anni, però molte volte mi veniva detto che in allenamento era una supponenza disumana. Inguardabile. Era guardabile. Allora l'allenatore lo fai arrabbiare, e Babacar ha avuto davvero tante occasioni. Se pensate la prima volta che doveva esordire in Serie A, fu convocato, arrivò con 40 minuti di ritardo, fu rimandato a casa. Giustamente. Insomma, io mi sarei presentato la notte con una tendina, mi mettevo lì davanti e aspettavo l'arrivo della mattina del pullman della Fiorentina. Ma puoi giocare con 2 punte, puoi giocare con una, puoi giocare con 3. Non è che cambia tanto, perché giochi in 11. Quindi se te non prendi gli spazi giusti,
i tempi, non supporti la fase offensiva nelle ripartenze, puoi giocare con quanti punti ti pare, ma comunque diventerà sempre un problema. Ecco, il problema della Fiorentina secondo me è proprio quello, che nelle ripartenze spesso e volentieri siamo troppo distanti, quindi trovi un Vlahovic che veramente a volte troppo si trova distante. In uno contro tre. Sì, col supporto della seconda punta va bene, ma è la stessa cosa. Comunque giocheranno a tre contro due, non è che i difensori sono nati ieri. Quindi, almeno l'Atalanta che giocava due contro due, perché è il suo gioco, se no normalmente trovi, e quindi devi supportarli. È chiaro, quando trovi i bomber che fanno go, vuol dire che molto probabilmente... Ora, vediamo Vlahovic che è una mosca bianca, che veramente sta facendo resti. Bene. E poi, come abbiamo sempre detto, l'Atalanta supporta tutto, fa gol tutta la squadra. Anche noi non abbiamo, l'abbiamo detto milioni di volte in questa trasmissione, che non abbiamo centrocampisti che fanno gol. Non è possibile. Che noi, quando giocavamo noi, ai nostri centrocampisti, qualcuno il gol lo faceva. Effettivamente. Ma noi... Nulla. La differenza era abissale, l'abbiamo vista in campo. Ragazzi, ma non c'era storia. Castrovilli ha fatti 4, si è fermato lì. Amravat 1-0, mi sembra, non mi ricordo bene se Amravat ha fatto Buonaventura 1, mi sembra Amravat neanche 1, mi sembra, se non mi sbaglio, no, non abbiamo, credo, ma poi non tirare mai in porta. Non c'è un centrocampista che si presenta, si propone, che tira in porta. Danno 30 minuti di tempo per arrivarci, quei 30 minuti devi cercare di farlo. E durano un po' più. È un terzo. C'è proprio questa distanza fra, fra l'attaccante, fra i centrocampisti, un inserimento. Non c'è uno che si inserisce. Andiamo a vedere, ad esempio, il secondo gol con l'Atalanta. C'è il 2 contro 2, anzi, che poi quelli dell'Atalanta sono entrati, perché quando fa gol, cioè 5 giocatori o 6 giocatori dell'Atalanta dentro l'area, quindi loro sono tutti rientrati, ma i tuoi sono là insieme al portiere, quindi vuol dire che c'è anche qualcosa, anche lentissimi, no, assolutamente dei problemi. Io di fondo non voglio pensare che sia anche un problema di condizione fisica, perché oggigiorno io ci metto a certi livelli ci può essere il periodo dove il calo fisico esiste, sì. Però è un periodo un po' troppo lungo. Allora, ne parleremo la prossima settimana quando avremo tanti argomenti, sicuramente, lo speriamo, argomenti. Sono due partite per giovedì prossimo. Speriamo di rivederci con un bel sorriso. E quindi io ringrazio Marco Mordini. Buonasera a tutti. Daniele Innocenti. Buonasera. Riccardo Marmugi. Buonasera. Paolo Loralamia. Buonasera a tutti. Vorrei chiudere con un messaggio di un telespettatore. Scrive: Mordini difende solo i giovani che gli sono simpatici. Così, ecco, per chiudere in amicizia. Hai visto? Così, hai visto? È arrivato, ti hanno punzecchiato sul no, finale. No, io non difendo i simpatici. Metto in risalto quelli che ho detto prima, 1, 2, 3 anni prima. Però non c'è tempo per fare polemica, quindi ne parlerai la prossima settimana, li difenderai la prossima settimana, come sempre il giovedì alle 21:15 su Toscana TV, qui al Salotto del Calcio. Noi ci saremo, vi aspettiamo.